Ciao a tutti, io sono Francesco e oggi unboxing molto rapido perché mi è finalmente arrivato un pacco dal Giappone dopo tipo 6-7 mesi, non so neanche io quanto tempo sia passato. Prima di proseguire però lasciatemi ricordare di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, seguirmi su Instagram e perché no anche un commentino qua sotto. Immagino che voi tutti abbiate capito il contenuto di questo pacco. Per gli smemorati vi rimando a un video uscito qualche settimana fa che trovate qua sotto in descrizione. Quel video lì vi spiega come acquistare questo prodotto. Sono sicuro che mi verrà posta questa domanda, dunque anticipiamo già rispondendovi perché non l'ho preso da Mangaio questo prodotto, perché purtroppo è un omaggio, dunque loro ovviamente non possono vendere prodotti che in Giappone vengono regalati. Comunque, per tutte quelle persone che vogliono acquistare dal Giappone con facilità, trovate in descrizione un codice che vi garantirà il 5% di sconto su tutto il loro catalogo. E con questo direi di andare ad aprire questo pacco. Per chi me lo stesse chiedendo, tempistiche di spedizione, c'è qui il francobollo marchiato Kyoto, che è bellissimo, spero che si veda. È stato spedito il 10 agosto, me l'hanno consegnato a Parma il 31 agosto 2021, dunque tempi assolutamente perfetti. Purtroppo, come ben saprete, dal 1 luglio 2021 hanno modificato degli accordi, non so spiegarvelo. Morale della favola, anche se voi comprate un prodotto da un euro dal Giappone, dovete pagarci sdoganamento ed IVA. Nel mio caso, con un prodotto che qui hanno segnato, che è stato pagato 5 euro, non so se si vede, 5 dollari, scusate, io ho pagato in totale 3 euro di IVA e sdoganamento. Direi una cifra ok, poteva andare peggio. Purtroppo non ho con me lo scontrino, la ricevuta non lo so, perché la signora delle poste mi ha detto sono 3 euro, io gli ho dati spicci perché avevo chiesto di pagare col bancomat, neanche ce l'aveva, dunque sono dovuto andare in casa, cercare 3 euro spicci che ormai io non li uso più, ma vabbè, le poste sono fatte così. Risposto anche a questa domanda, direi di andare ad aprire il pacco, anche perché sono molto curioso e forse anche voi, non lo so, perché devo valutare che titolo mettere, devo farlo youtuber bravo, quello cattivo, non lo so. Comunque andiamo ad aprire il pacco. Sono molto curioso perché l'anno scorso mi aveva messo degli omaggi questo venditore, dunque mi aspetto che anche quest'anno ci siano, se no... La busta, come potete notare, ha tutto il Puribol dentro, andiamo ad estrarre il volume e purtroppo non c'è nessun omaggio e questa cosa qua è una cosa di una gravità estrema. Io ero quasi più in hype per l'omaggio che per il prodotto stesso, dunque il video può concludersi qui, al prossimo video, ciao a tutti! Ovviamente sto scherzando, amichetti del mio cuore, ho recuperato dal Giappone un omaggio che viene tuttora dato durante la proiezione del film, l'ultimo film di My Hero Academia, ovvero questo volumetto qua. Ovviamente in giapponese, qui dietro abbiamo anche un cartoncino, non so perché adesso cerchiamo di staccarlo senza fare danni. Come ho detto è un omaggio, dunque dovrebbe esserci anche scritto vietato la vendita? No, non c'è scritto, comunque è un omaggio, dunque non ha un prezzo di copertina. Se vi ricordate ho fatto 3 video simili per altri prodotti che vedete esposti qua dietro, tipo quello di Demon Slayer, che adesso lo prenderò, e altri di My Hero Academia. Come appena anticipato vi faccio vedere quelli dei precedenti film, partiamo con il primo di My Hero. Tuttora su eBay si trova, ma a prezzi altini, 40-50 euro circa. Dietro è così, e qua notiamo anche la scritta Not For Sale, GG. Anche in questo caso, e questo vale per tutti, questi volumetti sono in giapponese, sono molto piccolini, e al suo interno troviamo dei... è tipo un character book del film, per intenderci. Adesso vi faccio vedere questo qua, poi vi farò vedere anche quello di quest'anno, insomma, però il contenuto è molto simile in tutti i casi, si acquista per collezionismo. Qui abbiamo quello del secondo film, eccolo qui, anche in questo caso si trova ancora, prezzo di 16-17 euro, e dovrebbe avercelo ancora il venditore che mi ha spedito questo volume. E l'ultimo volumetto, in questo caso però, è del film di Demon Slayer, è questo qua. Molto molto figo, di copertina mi piace tantissimo, che poi è la locandina del film, se non ricordo male. Sono andato a rimuovere il cartoncino, estraiamo dalla bustina protettiva, che devo dire tanta roba, mi fa molto piacere che me l'abbia data, anche perché quei volumi qua mi piace tenerli in maniera un po' splendida. Ed eccolo qui estratto, le condizioni sono perfette, guardate qua, gli angoli sono eccezionali, dunque bravo bravo il giappino. L'interno è, sì, come quello che vi ho fatto vedere in precedenza, dunque è praticamente un character book. Adesso cerco di andare veloce senza becchiarci degli spoiler vari. Comunque, insomma, sono volumi per collezionisti. In totale, il prezzo per avere questo prodotto a casa vostra, sembra quasi una televendita, comunque non la è, purtroppo, se il tipo vuole pagarmi, sono apertissimo, sono 16 euro e qualcosa del prodotto, più 3 euro
di IVA, sdoganamento, eccetera. Dunque con meno di 20 euro ve l'ho portata a casa. Mi sembra una cifra onesta. Come sapete ormai è rito, questi volumi qui li espongo in collezione con dei portapiatti che trovate qua sotto in descrizione. Staranno forse passando delle clip, non lo so. Comunque mi piacciono veramente tanto, danno colore alla stanza e danno quel tocco di unicità al prodotto. Sono prodotti che vengono stampati a milioni e milioni di copie, dunque lo sapete benissimo, però vabbè, tralasciamo questo. E questo breve video termina qua, ci tenevo a farvi vedere che il prodotto mi è arrivato e comunicarvi anche i costi, purtroppo, che sono entrati in vigore dal 1° luglio. Diciamo che con 5 euro di prodotto pagare 3 euro, insomma, non è troppo conveniente, però si fa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!